Salve a tutti amici, ma soprattutto amiche del web. Prima di iniziare questo video, ti iscrivi al canale, ti iscrivi al canale, ti iscrivi al canale, ti iscrivi al canale, iscriviti al canale, iscriviti al canale, va bene. Il 17 gennaio del 1988 succedeva un avvenimento molto importante. Allora, in TV andava in onda il primo episodio e adesso per capire vi farò vedere questa clip. Vai con la clip. Come abbiamo visto nella clip, il 17 gennaio del 1988 andava in onda la prima puntata di Casa Vianello, i mitici Sandra e Raimondo. Dove li troveremo più due persone così? Perché innanzitutto si sono amati dalla prima volta che si sono visti. Il loro amore è stato un amore abbastanza forte, deciso, anche se nella loro vita non hanno avuto figli, però hanno fatto sempre del bene. Ricordiamo un po' il mitico Raimondo Vianello con il suo pressing sulle reti Mediaset, insieme a Pistocchi, ai vari ospiti. Davvero è stata una bella annata. Ricordiamo anche Cascina Vianello, per chi non se lo ricorda, Cascina Vianello è stata una serie di Sandra e Raimondo stavano in montagna con vari attori, davvero bravi, se devo dire la verità. Un po' mi è dispiaciuto quando è venuto a mancare il grande Raimondo Vianello, anche lui purtroppo preso da una brutta malattia. E Sandra e Raimondo, secondo me, è stata una delle coppie più forti e decise del nostro cinema italiano. Comunque è stata una bella realtà che, secondo me, al giorno d'oggi difficilmente ritroveremo, perché sarà molto difficile trovare gli amori veri, decisi. Ormai gli amori veri e decisi non ci sono più, ormai è tutto basato a questo: soldi, soldi, soldi. Ma quanti, quanti soldi? Se hai soldi, vai bene. Quando non hai i soldi, i money, è finita, è finita, è zero, è finita, è zero. Lasciate un bel like. Condividiamo il video sui social. Un saluto a tutti dal vostro amico Vin. Al prossimo video!